pagina bianca, perché come diceva giustamente Luca Molinari, stasera avremmo dovuto parlare di Madame Curie. La presentazione io le faccio con grande anticipo, l'avevo già finita dalle parti di maggio, quando per caso ho incrociato ChatGPT, poi vediamo come mai l'ho incrociato. Allora ho parlato con Luca e gli ho detto, guarda, dovremmo, cioè noi non facciamo giornalismo, parliamo di cose serie, ma una cosa come questa è talmente attiva, talmente esplosiva e tra l'altro cresce così rapidamente che magari se la inseriamo nel programma Incontri da Cielo e Terra, anche se già novembre avevano dovuto inserirla prima, ma il mio impegno era per novembre, quindi qui siamo. Questa non è persa, l'ho messa in frigo, non cambia mai a differenza di ChatGPT e quindi vi invito il 19 di aprile, è già fissato, come diceva Luca, stiamo pensando al programma dell'anno prossimo. Ma benvenuti nel mondo nuovo di ChatGPT. OpenAI è la società che l'ha sviluppata. Che cosa fa ChatGPT? Qual è la sua funzione di base? Imitare una conversazione umana. La prova di Turing, tutte queste cose qui. Vedrete come le imita bene. Parto con una frase di questo signore che è un super esperto, Stephen Wolfram, il cui libro io ho usato per tutta la parte tecnica che vi illustrerò dopo, ma non c'è solo la parte tecnica. Lui dice, il fatto che già GPT possa generare automaticamente qualcosa che si legge anche superficialmente come scritto dall'uomo è notevole e inatteso. È stata una sorpresa anche per chi ci lavorava. Tant'è vero che, questa è una tavola complicata, provo a spiegarvela, questa è una tavola di McKinsey, grande, forse la più influente società di top management consulting del mondo. Nel 2017 era stato fatto un'analisi di esperti che, ponendo questa domanda, quando l'intelligenza artificiale sarebbe stata in grado di sviluppare creatività, ragionamento logico, generazione di linguaggio naturale, eccetera, eccetera, rispetto a che cosa? Rispetto alla media degli umani, grigio chiaro, o al top 25% degli umani? Secondo questa analisi di esperti, la maggior parte di queste competenze, l'intelligenza artificiale, l'avrebbe raggiunta più o meno, per quanto riguarda la media, tra il 2030 e il 2040. Per quanto riguarda il top 25% degli umani, tra il 2045 e il 2060, quei tempi lì. Dopo ChatGPT, ChatGPT è stato lanciato il 30 novembre dell'anno scorso, non è neanche un anno, è stata rifatta l'analisi e questo è il risultato. Praticamente, per quanto riguarda la media degli umani, in azzurro chiaro, ci siamo già largamente. L'intelligenza artificiale, soprattutto la generative AI, l'intelligenza artificiale generativa, già è in grado di essere tanto buona quanto la media degli umani. Per quanto riguarda il top 25% degli umani, ci arriveremo entro 10 anni, verso la metà degli anni 2030, secondo gli esperti. ChatGPT ha generato un'esplosione di risposte imitative, competitive e anche più in là. Allora, questa è una timeline, cioè un asse dei tempi, che va solo dal 30 novembre 2022, quando è stata lanciata ChatGPT, fino ad aprile. Non vi leggo tutti questi, solo qualcuno. Il 12 di dicembre è stata lanciata un altro LLM, Large Language Model, un modello linguistico che è il cuore di ChatGPT, che supporta fino a 100 lingue, ChatGPT ne supporta un po' più di 50, però meglio di questo altro. Google, dicembre 26, ha lanciato un altro modello più specifico che serve per analisi cliniche, clinical knowledge. Microsoft, il 27 febbraio di quest'anno, ha lanciato qualcosa che cerca di fare con immagini e audio quello che ChatGPT fa rispondendo a linguaggio naturale.
OpenAI ha risposto con GPT-4, parliamo del 13 di marzo, che però, come ho detto, si paga, è accessibilissimo. Poi Microsoft ha inserito GPT-4 nella sua suite Office 365, e poi ancora Google ha lanciato Bard, che è un altro chatbot. Bloomberg ha fatto qualcosa nell'ambito della finanza, sempre con queste applicazioni generative AI. Scusate, sono troppo in là. Vabbè, poi c'è ancora Amazon che ha fatto un'altra cosa con Bedrock. Voglio iniziare mettendo alla prova ChatGPT. Queste sono delle possibili domande che mi sono inventato io. Lo facciamo online. Se vi vanno bene o se preferite numerate, nel caso di qualcuno, io voglio la 5, la 5, non lo so, se no io parto dalla 1. Chi lo conosce non si stupirà, chi non lo conosce magari sì. Allora, facciamo un escape per farla più facile. Usciamo dalla modalità di presentazione. No, scusate, devo uscirne. Ecco, siamo qua. Allora, io gli, visto che siamo qui a fare divulgazione scientifica, chiedo a ChatGPT, grazie, scrivi per favore un elogio della divulgazione scientifica in endecasillabi. Siamo connessi? Certo. Eleviamo le voci in onor tuo, l'ultima strofa. Divulgatrice di saperi celesti, con endecasillabi in versi onesti, celebriamo la scienza, fonte di virtù. Potremmo cominciare qui, in rime che svelano il sapere, la divulgazione, dolce lume, risplende, accende ogni costume come stella in cielo a cadere. Potremmo andare avanti, è abbastanza creativo. Io ci avrei messo neanche 30 anni a scrivere questa roba. Svelatrice di segreti celati, tu spandi la luce nelle menti, traduce l'arcano in linguaggi incipienti e dai alla conoscenza i suoi natali. Potremmo andare avanti. Torniamo un attimo. Adesso invece faccio una domanda completamente diversa. Io sono nonno, non ho nipotine, come è scritto qui, ho nipotini, però fa uguale. Vedete questa domanda? Dice, ma io vorrei raccontare una storia alla mia nipotina, 7 anni, però vogliamo le storie classiche, però le storie classiche fanno paura, ci sono gli orchi, le streghe, fanno piangere, la sirenetta, quelle cose lì, la piccola fiammiferaia. Mi puoi aiutare tu? Vediamo cosa mi risponde ChatGPT. Capisco le tue preoccupazioni, posso suggerirti alcune fabbre classiche. Dopodiché Cenerentola, Il principe felice, La bella e la bestia. Ricorda che puoi anche adattare la narrazione in base alla sensibilità della tua nipotina, aggiungere dettagli più leggeri, concentrarsi su elementi positivi per rendere l'esperienza più adatta, Ma io poi gli voglio dire, ma senti, in fondo, aiutami tu. Puoi inventarla tu io dirò del tu, posso anche dargli del lei. Certamente. Ecco una fiaba inventata per la tua nipotina, la principessa delle stelle e il piccolo amico della foresta. Barabababababà. Non ve la leggo, se no ci passiamo la notte qua. Se... Alla fine, così la prima è, certamente, insegnando al mondo che l'amore e la luce sono potenti alleati contro ogni oscurità. Facciamo una locale.
una locale su Varese, no? Allora, vorrei passare un weekend in Lombardia a Varese, mi piace la natura, ma anche l'arte e la scienza. Che cosa mi consigli di fare da venerdì tardo pomeriggio a domenica sera? Arrivo a Varese, pomeriggio, passeggiata al Sacromonte, giardini estensi, palazzo estenso, Villa Panza, cena in piazza Montegrappa, riserva naturale al Campo dei Fiori, museo d'arte contemporanea. Lo sa. Possiamo fermarci anche qui, oppure se vi siete curiosi, poi mi hanno inventato anche queste cose, tipo spiega per favore i concetti di base dell'elettricità generale a un bambino di 10 anni. Non dice mai di no. Certo. Immagina che tu stia giocando a pallone su un tappeto elastico, che il tappeto, buonanotte, va troppo veloce, non riesco a stargli dietro. Insomma, il tappeto sia la stoffa dello spazio, questo tappeto rappresenta lo spazio-tempo dove viviamo. Ora immagina che ci sia una palla pesante al centro del tappeto come se fosse il sole. Il tappeto dello spazio-tempo è il modo con cui lo spazio e il tempo sono collegati. Quando mette una palla pesante come il sole al centro, il tappeto si piega intorno ad essa. Questa curvatura rappresenta la forza di gravità. Vedete che rotola, eccetera, luce che cambia direzione. Immagina tirare una palla da bowling rappresentando la luce sulla superficie curva del tappeto. La palla da bowling segue una curva intorno alla palla più grande. Questo è simile a quanto accade alla luce quando passa vicino a una stella, un pianeta molto grande. La sua direzione cambia a causa della curvatura dello spazio-tempo. Non male, dai. Allora, adesso non gli faccio l'ultima domanda, lo ringrazio. Bravissimo. Benissimo, torniamo a noi. Ok, ma non sono finite in realtà le prove, perché poi ChatGPT diventa un add-on ad altre applicazioni. Io ve ne faccio vedere un'altra che si chiama Gamma, che serve per fare i PowerPoint oltre ad altre cose. Questo è il team di Gamma, un po' di persone abbastanza giovani per lo più, e qui ho messo delle domande diverse, molto diverse, per Gamma. Adesso ci andiamo a fare... Vogliamo parlare di letteratura italiana, di Verga e Pirandello, vogliamo parlare di Klimt e Schiele, cosa volete? Ne faccio una sola di queste. Facciamo Verga e Pirandello, vediamo. Vediamo. Anche qui mi impasticcerò. Glielo scrivo, la faccio facile. Vediamo cosa fa, non le ho mai provate, eh? Cioè, a volte possono anche fallire. Fa prima un outline, vite e opere dell'uno e dell'altro, temi comuni, stile tecnica, confronto tra temi. Com'è? Ah, scusate, sono rimasto nella versione precedente. Ma avvisami per favore che... Aspetta. Torniamo a... Vedete? No, siamo sempre lì perché devo uscire da questa e
escape, escape, non gli basta neanche questa. Perché mi fai così? Ah, ci siamo. Allora, lui mi ha fatto un outline, quando che gli ho detto di confrontare Venga con Pirandello, mi ha fatto l'outline, cioè vita e opere, analisi di temi comuni, cose varie. Gli dico continua, non ho particolari interessi a fare... Continua. Vi è piaciuto? A me sì. Gli do voti alti? Bene. Poi ovviamente lo posso scaricare sul mio... Faccio share. Export. Export to PowerPoint. E poi me lo trovo nel mio PC. E mi arriva anche per email. Adesso però noi torniamo perché sennò... Lui ci mette un po' a fare questo, pochi secondi, non è che... Quindi siamo arrivati a gamma. Ecco, vedi, mi chiede di salvarlo, io lo metto al momento qui nella mia area di ChatGPT, salvalo, qui faccio, niente, fai pure lì, dico done. Quindi adesso... Allora, adesso non ho più prove fino alla fine, quando comunque avrò già bruciato tutto il tempo, ma se volete ho tantissime prove, possiamo andare fino a domani mattina, di cose le più diverse. Ok. Tenete presente, mentre io incomincio a spiegarvi le cose sul serio, che non sono un esperto di intelligenza artificiale, non sono un esperto di metalinguaggi e ho lavorato a questa presentazione soprattutto luglio e agosto, quindi è un po' obsoleta, anche se ho cercato, come vedrete, di seguire la letteratura sul tema e sono felice di essere qui stasera perché non ne posso più, perché ogni giorno ricevo almeno tre cose che dovrei leggere di aggiornamento su queste robe. Vedrete alcune date più avanti. Ma come mi è venuta in mente questa cosa? Qui c'è un minimo di storia. A giugno lessi un articolo di Federico Rampini, forse lo conoscete di nome, su ChatGPT nella prima pagina del Corriere della Sera, in cui Rampini diceva, ho usato ChatGPT. In un attimo mi ha fatto un articolo che avrei potuto fare io. Oddio, io lo faccio meglio, dice Federico Rampini, si intende. Però lui ci ha messo niente, io ci avrei messo una settimana, dice Federico Rampini. Ah, così, interessante. Di lì a poco... andai a trovare le mie figlie che abitano in America e una di queste, la più grande, che sta a San Francisco, le dico, ah ma tu sai che cos'è? Fa, ma non c'è problema, lo uso tutti i giorni. Ah, interessante. E fu lei che mi spiegò come si accede a ChatGPT, che fa banalissimo quel link, poi vi chiede di registrarvi, vi registrate con Google, con Facebook, con quello che volete, un attimo e poi siete liberi. E anche Gamma, mi fece vedere anche Gamma. E poi mi consigliò un articolo di Stephen Wolfram, che è anche un libro, che è quello su cui, come vi dicevo, è basata tutta la parte tecnica. Quello è il libro. What is ChatGPT doing and why does it work? Perché funziona? Perché non lo sanno neanche loro perché funziona. Allora, è un buon, è poliglotta, appunto, parla 50 lingue, capisce le domande. Io ne ho provate 4-5 di lingue. Non che io le parli tutte, me le sono fatte tradurre e rimettere. E fa dei ragionamenti molto, direi, ragionevolissimi, fatti bene, con una conoscenza enciclopedica. È un buon interlocutore, cioè gli potete chiedere qualunque cosa, non si arrabbia mai. Potete dirgli che non siete d'accordo, non si arrabbia mai. Con i vostri amici non è così.
veramente non perde mai il buon umore. A volte sbaglia, come vedremo. Tu lo correggi e lui, se uno corregge me, normalmente, anche se è vero, faccio fatica a dire che è vero. ChatGPT, ah no, no, scusami, veramente, grazie, mi sono sbagliato. Ma non è particolarmente italiano. Se quello che avete visto vi ha stupito, sappiate che lui, se gli chiedete che lingue parli, come tracavi in italiano, fa, guarda, io parlo soprattutto inglese. Poi sì, me la cavo in altre, una cinquantina di lingue, però onestamente, perché? Perché internet è piena di inglese e di contenuti statunitensi. ChatGPT, come vedremo, ha imparato tutto da internet. Ha imparato, non ha accesso a internet, ricordatevi, non ha accesso a internet, ha imparato prima. Tant'è vero che lui, ChatGPT 3.5, è aggiornato a gennaio 2022. Quindi se gli ponete le domande tecniche, specifiche, richiedono novità oppure semplicemente cose giornalistiche, lui dice guarda che io non so niente di quel che è successo dopo gennaio 2022. ChatGPT 4 sì, lo sa, lui è continuamente aggiornato. Ok, vabbè, c'è questo bias, questo peso di inglese, di cultura, che è il peso che c'è in internet, noi non contiamo particolarmente. E poi fa un sacco di altre cose, scrivi saggi, scrivi libri, ma sono mesi che uno può comprare su Amazon libri scritti da ChatGPT. Inventa fiabe, come avete visto, compone sceneggiate, prepara omelie. Una volta ho finto di essere un prete e gli ho chiesto di prepararmi delle omelie. Me ne ha fatte varie e quando alla fine l'ho salutato come faccio sempre, lui mi fa che Dio ti benedica, perché ha capito sul serio, non sto scherzando. Così quando gli chiedo di letteratura mi risponde buona lettura, quando gli chiedo di viaggi in posti un po' esotici mi viene buon viaggio. Dice così, ci lasciamo contestualmente in base alle domande fatte. Scrive e corregge programmi per computer, compone musica, oppure gli può dare anche una musica esistente e dire non lo so, cambia tonalità, fammela un po' più allegra, un po' più briosa, un po' più, non lo so, drammatica. Scrive poesie in metriche diverse, supera test di ammissioni all'università e alle professioni, traduce e riassume testi, in banalità, fornisce ricette di cucina, gioca giochi strategici, scrive lettere d'amore, avete un problema con la moglie o col marito, volete metterci una pezza, fate scrivere una cosa a lui, poi ci senti però la vorrei un po' più immediata, sai perché lei o lui è fatto un po' così, dai. E lui te la cambia, te la mette in meglio, finché non ti senti tranquillo, e molto altro. Allora cosa facciamo? Tratteneggiamo la breve ma intensa storia di successi, intuiamo la tecnologia, indichiamo rischi e limiti, accenniamo ai cambiamenti economici e sociali che porterà con sé, però più di tutto, soprattutto per chi già non lo usa, usatelo, provate, fate le domande che volete, non si... ci sono delle regole, poi le vediamo, ma le regole sono solo regole etiche, perché è un affare che è stato studiato per essere etico, quindi non gli potete chiedere, ma lo vediamo, come si fa una bomba Molotov, come si, cioè, questo non vi risponde, o meglio, non vi dovrebbe rispondere, c'è chi è in grado di. È facile da usare e se lo fate diventate un po' parte di quel che sta succedendo nel mondo. Le fonti, oltre naturalmente alla parte tecnica già detta di Stephen Wolfram, un po' di Wikipedia, ma meno del solito, un po' di Scientific American, molto Nature Briefing, Nature è una grande rivista scientifica e io ho avuto il torto di dire sì quando mi ha proposto di iscrivermi a Nature Briefing. Ogni giorno ricevo due o tre email con 80 cose di tutti i tipi, tra cui qualcuna di ChatGPT interessante. E poi McKinsey & Company per la parte economico-sociale. McKinsey era più influente società di top management consulting del mondo. Cominciamo dalla storia. La storia nasce quando è nata OpenAI, la società che l'ha sviluppato, 2015, fine 2015, era l'11 dicembre del 2015, tra i fondatori ritroviamo il solito Elon Musk, però il capo è Sam Altman. OpenAI, qualche mese fa, perché non sono andato a rivederla ieri, aveva solo 375 dipendenti a tempo pieno, è stata finanziata da Microsoft con 10 miliardi di dollari, più da altri, è fatta di due società,
una non profit e una profit che comunque ha un fatturato totale di 22 milioni di dollari, OpenAI è stimata oggi valere 80 miliardi di dollari. Opera su un supercomputer sviluppato da Microsoft apposta, poi rimigliorato nel 2023, e il linguaggio che usa è Python. Questa è la storia brevissima da quando ero un robottino molto sciocco, come vedete, fino a diventare un super powerful artificial intelligence robot. Prima versione, 3 anni, è stata fondata a dicembre 2015, ricordate, GPT-1 2018, 117 milioni di parametri, poi capiremo perché, sono i cosiddetti neuroni della rete neurale. GPT-2 1,5 miliardi e ancora non sapeva fare niente, cioè cresceva la rete, capacità nulla. GPT-3 2020, 175 miliardi di parametri, riusciva a fare semplici problemi aritmetici. 2 anni di training, dal 2020 al 2022, poi vedremo cosa vuol dire training, sempre 175 miliardi di parametri, però fa tutte quelle cose che vi ho già detto. Ed è quello che usiamo. GPT-4, 1760 miliardi di neuroni, e fa molto di più di quell'altra, però parliamo di questa. Diffusione nel mondo, è quello che gli Stati Uniti decidono, alla Russia non glielo do, alla Cina nemmeno, all'Iran neanche, e alla Corea del Nord proprio no, qui tanto non gliene frega niente a nessuno, e così via. Tutto il verde invece va bene, Groenlandia è solo perché c'è poca gente, perché dopo tutto è Danimarca, non è che... crescita esplosiva, sia su PC che come app. Come dicevo, vi ho già detto le date di lancio, dal 30 novembre 2022 alla fine gennaio 2023, quindi in 2 mesi, ha fatto 100 milioni di utenti, è diventato il software a crescita più rapida mai realizzato, ed è per quello che vale questi 80 miliardi. È disponibile, come dicevo, freemium, free a 3.5, a pagamento 4, si trova anche come app, anzi io ce l'ho sul telefonino, la scaricate, è gratuita, si intende. Quello che fate sul PC lo ritrovate sul telefonino, naturalmente siete sempre voi. È parte di questa cosa che si chiama Generative AI, intelligenza artificiale generativa, che crea contenuto e che ha imparato tutto attraverso questa cosa che si chiama machine learning, e poi vediamo meglio che cosa vuol dire. Meglio sì, ma mica poi tanto. Ma quanto è intelligente ChatGPT? E qui mi rifaccio a un articolo di Scientific American, uscito su Scientific American luglio 2023, immagino che sulle scienze edizione italiana sia uscita magari un mese dopo, magari anche lo stesso mese, non lo so. Gli autori di questo articolo hanno sottoposto ChatGPT a quel test lì, Vice Terzo, che è tarato in modo che dia 100 per la media degli adulti, dia 120 per il top 10% e dia 133 per il top 1%. ChatGPT ha ottenuto 155, che è migliore del 99,9% degli umani. Tanta memoria, Non sempre ci vuole intelligenza, a volte basta la memoria. Però, che è una cosa un po' da ridere, lo dice lei, fallisce sugli indovinelli, su alcuni indovinelli. Infatti gli hanno fatto questo indovinello. Come si chiama il papà dei figli di Sebastiano? Come si chiama il papà dei figli di Sebastiano? Sebastiano, no? Ma ChatGPT ha risposto, mi spiace, non so rispondere a questa domanda perché non ho abbastanza informazioni per identificare il Sebastiano di cui parli. A meno che, parliamo di figli biologici, e Sebastiano forse era solo il padre adottivo, non lo so, però non l'ha spiegato. Quindi, ammissione ai test universitari. Questa è una tavola che vedete tra poco, fatta da McKinsey. Qui sono un'infinità di test universitari per l'ammissione ai college, alle scuole di legali, al PhD, ai master. Allora, GPT-4, che è quello scuro, è molto bravo. GPT-3.5, se la cava, infatti il titolo dice che è al tempo stesso sia più intelligente sia più stupido di qualunque persona che puoi incontrare per strada. Però... ChatGPT ha imparato anche alcune cose che nessuno gli ha insegnato, e questa è un po' una sorpresa. È un altro articolo
delle scienze, di Scientific American, questa era di maggio, dice: come fa l'intelligenza artificiale a sapere cose che nessuno gli ha insegnato, nessuno gli ha detto? Infatti dice: inizialmente si pensava che ChatGPT fosse una sorta di pappagallo statistico del web, lui ha visto tante cose e poi te li tira fuori anche se in forma diversa. No, in realtà sembra che sia un saggio gufo. Questa frase dice: nessuno sa come ChatGPT cambierà il mondo, anche perché nessuno sa che cosa succede al suo interno, neanche chi l'ha progettato. Riesce a fare cose per cui non è stato addestrato e perfino i suoi inventori non sanno come. È così. Come fa ChatGPT a fare quello che fa? Adesso entriamo nella nota tecnica, dove poi potrete rivolgere domande più approfondite ai giovani presenti nella sala, perché io quel poco che so ve lo dico, ma niente di più. Quindi, che cosa fa ChatGPT? Aggiunge una parola alla volta a un testo che ha già, allo scopo di continuarlo ragionevolmente, in base al training che ha avuto leggendo miliardi di pagine dal web. È quello che fa. Per esempio, se noi gli diamo la frase: la cosa migliore dell'intelligenza artificiale è la sua capacità di, ChatGPT deve aggiungere, fare un, come prima, tutte quelle cose lì, l'ha fatto aggiungendo una parola per volta. In realtà, come vedremo dopo, neanche una parola per volta, un token per volta, che è un frammento di parola. Allora, guarda, lui ha tutta questa conoscenza del web, dice: la parola imparare nel web appare al seguito di una frase simile in contesti simili 4,5% delle volte, prevedere 3,5, realizzare 3,2, quindi la cosa migliore dell'intelligenza artificiale è la sua capacità di imparare, prevedere, realizzare. Guardate, queste sono le prime, non tutte, sono 100 parole, una scala logaritmica, però non tutte sono esplicitate. Imparare, prevedere, realizzare, capire, fare, essere, risolvere, trovare, creare, rivelare, pensare, tutto quello che volete. E c'è la probabilità, no? Vi ricordate 4,5, 3,2? Ma ChatGPT, prima magia, non prende la parola più probabile, perché se prendesse sempre la parola più probabile verrebbe sempre la stessa cosa, sarebbe noioso, ripetitivo. Allora, in base a un parametro che si chiama temperature, temperatura, il cui valore è stato scelto empiricamente pari a 0,8, 80%, sceglie casualmente una parola meno probabile. E come spiegavo prima, non sono neanche parole, ma sono token, frammenti di parole che poi conviene in parole. Tant'è vero che ogni tanto inventa parole, perché i token messi insieme non sempre danno parole. E qui ancora uno dice: ah, ma è facile? Forse. Ma una cosa è trovare una parola, una cosa è fare una frase di senso compiuto lungo, grammaticalmente e sintatticamente coerente. Come fa? Qui non può più usare le probabilità, perché se uno prova le possibili combinazioni di sequenze solo di 20 parole, che sono poche per scrivere un testo, pochissime, non sono a volte neanche una frase, tra le 40.000 parole comuni di una qualunque lingua, le disposizioni con ripetizione di 40.000 parole prese 20 alla volta sono 40.000 alla ventesima, pari a 10 al 92, che sono di più di tutti gli atomi presenti nell'universo, che sono stimati in 10 all'ottantesima. Come fa? Non può mica agire con la probabilità. E infatti usa un large language model, che è il suo cuore e che è una rete neurale. Potremmo fermarci qui, potremmo dire che quella è la scatola nera, che tanto non si può spiegare, tanto non lo capiremmo, e dopo tutto usiamo un sacco di cose che non capiamo assolutamente come funzionano, quindi può andare bene anche così, ma no, ma stiamo facendo un po' di divulgazione, ci proviamo, dai. Quindi ci buttiamo un po' dal trampolino. Cominciamo a capire cosa vuol dire ChatGPT. Cosa vuol dire ChatGPT? Chat, è un chatbot. Cosa vuol dire GPT? Generative Pre-trained Transformer. Un po' di glossario. Chatbot, Chatterbox Robot, un software che mira a imitare la conversazione umana per iscritto a voce, tipicamente online. Chatterbox è un chiacchierone, robot è un robot. Peraltro una parola russa del verbo rabotaio, che vuol dire lavorare.
Generative AI è un'intelligenza artificiale capace di generare testi, immagini o altri media in risposta a un prompt, un input. Large Language Model è un modello di linguaggio costruito con reti neurali artificiali con decine di milioni e miliardi. Abbiamo visto addirittura che ChatGPT-4 ha 1760 miliardi di nodi. Pre-trained, addestrato con sistemi di apprendimento autonomi o semi-autonomi su miliardi di dati del web. Poi vediamo cosa vuol dire. Transformer, questa è l'unica cosa che veramente ve la lascio lì, perché è un'architettura di machine deep learning che imita l'attenzione cognitiva. Non spiegate, non chiedetemi cosa vuol dire. E serve per capire l'uso di una parola in una frase attraverso il contesto. Quindi, da una parte abbiamo tutti questi dati di input che attraverso internet, che è la fase di training, 2 anni di training, un pesantissimo lavoro. La rete neurale, quindi un insieme di algoritmi che mirano a identificare relazioni sottostanti in un insieme di dati, mediante un processo che cerca di imitare il modo con cui opera il cervello umano. E poi, vabbè, scusate, sono troppo veloce, questo è quello che segue, è l'estrazione di informazioni, le istruzioni, il riconoscimento di oggetti e così via. Le reti neurali sono caratterizzate appunto dai nodi, i neuroni, gli edges che sono le sinapsi. La cosa incredibile sono i pesi che vengono dati nel passaggio attraverso questi, perché è il peso di ogni singolo nodo, che può essere positivo o negativo, quindi che aumenta o che diminuisce con un certo valore, che fa il lavoro effettivo. Ma la cosa incredibile è che questi pesi se li mette a posto la rete neurale stessa attraverso il processo di training, come vedremo, di addestramento. Quindi questi sono quelli che abbiamo qui. E questo è iper semplificato, una minimissima rete neurale da cui si entra da una parte e si esce dall'altra, i nodi sono connessi in certe maniere. Glossario tecnico. Machine learning è questo metodo con cui si aiutano le macchine a trovare da sé gli algoritmi, perché gli uomini non ci riuscirebbero a causa di tempi e costi proibitivi. Come si ottengono questi? Attraverso metodi di ottimizzazione matematica e di data mining. Data mining è una scienza interdisciplinare tra computer science e statistica che mira a individuare patterns, regolarità in grandi database. La parola mining per me è fuorviante, perché non si cercano data mining, ma è patterns mining, se much, al massimo. Come si fa il training? Si mostra alla rete un caso. La rete si fa tutto quanto, dice adesso guarda questa cosa qui e dimmi che cos'è. La rete trae certe conclusioni, viene inserita una cosiddetta loss function, cioè una funzione di errore, in un certo senso, che misura di quanto sbaglia la rete. Si dice alla rete, guarda che hai sbagliato di tanto, guarda che non stai facendo bene, e così via. Una volta, 1000, 100.000, milioni, miliardi di volte, a forza di martellate, entra dentro. Se la loss function, la cosa più facile che può spiegare, perché è un minimo di conoscenza di matematica, i minimi quadrati, se deve approssimare una funzione, gli diamo una loss function fatta con i minimi quadrati finché la minimizza, la zera. Sorprendentemente è la rete stessa che è in grado di modificare e affinare i suoi pesi. Processo lunghissimo, difficile, assorbe grandi risorse, un processo che gli stessi architetti di rete intuiscono, ma non capiscono completamente. Che veramente è un problema questo, Quindi, sempre schematicamente, dati di input, un aeroplanino, un'automobile, un uccello, un cagnolino, la rete. Allora, cara rete, che cosa hai capito? Questo è un camion, questo è un cervo, questo è un uccellino. Ehi, attenzione, non è così. Feedback, loss function, correzione, vai alla rete, riprovaci, continua. 1000, 10.000, 100.000, 1 milione, miliardi di volte, la rete impara, e ogni volta che impara cambia i pesi in ogni nodo. Embedding, un concetto interessante. I computer, e quindi le reti neurali, usano numeri, mica parole. Allora bisogna associare numeri alle parole, ma non in una maniera banale, non è che cominci, vocabolario, numero 1 abaco, numero 2 abate, numero 3 abecedario, numero 45.700 zaino. No, non si fa così, perché così non ha nessun senso.
qual è la regola per essere efficace? Questo concetto di embedding, che associa vettori vicini, serie di numeri vicini, a parole che tendono ad apparire insieme o in un contesto simile. E quindi, in un esempio ipersemplificato, vediamo l'embedding. Qui abbiamo nomi di animali, un'aquila, un cervo, una mucca, una papera, un pollo. Qui abbiamo dei frutti, mirtilli, uva, pesche, cose così. Se fai vedere queste, fai cercare nel web 5 miliardi di parole per somiglianza di ambiente, trovi spesso delle frasi in cui alligatore e coccodrillo stanno insieme, ma praticamente mai aquila e rapa. Questo su due dimensioni. Concettualmente, il vettore che descrive il token in una data lingua, vettori di contesto simile avranno numeri, cioè cadranno in quell'iperspazio di quante dimensioni ha, cadranno relativamente vicini, mentre altri che non si trovano mai insieme, no. E questo serve perché le frasi abbiano senso, visto che non si può fare la probabilità. Adesso andiamo a vedere esempi ipersemplificati di reti neurali e del loro apprendimento. Più banale, abbiamo parlato prima, no? La rete deve approssimare questa funzione qui. Quella è la rete, proprio la rete che si usa, un x che è l'asse questo. Quando il numero è meno 0,5, che cosa trovi di y attraverso la rete? Dai numeri, dai pesi a casaccio e ottieni questa roba qui. Malissimo. Però se noi continuiamo a ripetere, sempre con la stessa rete, è stato fatto 10.000 volte, 100.000 volte, 1 milione di volte, 10 milioni di volte, ce l'ha fatta. Ha cambiato i pesi, la rete è sempre la stessa, i colori vorrebbero dire qualcosa, le direzioni vorrebbero dire segno, un po' di cose. Con 10 milioni di esempi si riesce. Il set di pesi non è unico, non è univoco, la soluzione è multipla. Altra cosa, riconoscere numeri scritti a mano in una rete neurale. Per noi è abbastanza facile se i numeri non sono scritti troppo male. Ma le reti come fanno? Ecco, l'hanno fatta con una rete semplicissima, 2190 nodi e un milione o qualche milione di esempi di scrittura. Ecco, e possiamo usare questo esempio per fare vedere di nuovo l'embedding, questa volta in tre dimensioni. Vedete? Numeri che sembrano scritti uguali, in realtà questo è un 1, quello è un 4, qui ci sono dei 7, tendono a cadere in questi vettori vicini. Una maniera di rappresentare. Altro problema, come si riconosce un cane, si distingue un cane da un gatto con una rete neurale? Beh, dice, ma un gatto è un gatto, per noi ovviamente è una roba banale, cos'è il problema? Però prova a spiegare, ma anche uno che un gatto non l'ha mai visto, racconta, perché vive in una parte di mondo dove i gatti non ci sono, forse i gatti sono un po' per tutto, però è spiegatelo a una rete neurale. Ovviamente gli hanno fatto vedere centinaia di milioni di foto di gatti e di cani, e dice, ma guarda, ma sì, ma guarda, ma come sbagli, con una rete con 60.650 nodi pesi, e alla fine la rete è riuscita a separare bene cani da gatti. Ma come la vede i vari nodi? Beh, è stata fatta una sorta di rappresentazione quasi grafica di come la rete vede a certi nodi, a certi livelli più che a nodi, il gatto. Beh, io francamente non capisco, però così è. Tutta la base di questo, se volete approfondire, comprate o scaricate il libro di Stephen Wolfram, è molto più difficile di come ve la racconto io, magari voi capite di più perché avete basi migliori. E adesso possiamo dire un po' di più come caratterizziamo. Allora, ChatGPT 3.5 è una rete neurale, abbiamo già detto che ha 175 miliardi di neuroni artificiali organizzati in 400 livelli fondamentali. Solo la sua architettura complessiva è stata progettata esplicitamente, tutti i dettagli sono stati definiti dalla rete stessa attraverso l'apprendimento, attraverso miliardi di letture passive nel web.
come fa? Come detto, prende degli input che sono numerici attraverso i vettori di embedding. Le parole, quando io le scrivo, diventano vettori di embedding e poi cominciano ad andare dentro nei 175 miliardi di neuroni, quindi queste fluiscono. Nel flusso ogni neurone applica il suo peso, poi passa il token al livello successivo. In caso di ChatGPT non c'è mai ritorno, è monodirezionale, però ogni neurone è usato solo una volta. La generazione di un nuovo token implica il coinvolgimento di tutti i 175 miliardi di neuroni. Per ogni... Pensate quanti ne ha fatti di calcoli in quelle cosette che gli ho chiesto. Non c'è nessuna ragione teorica fondamentale che spieghi perché in qualche modo in una rete neurale come ChatGPT sia possibile catturare l'essenza del linguaggio umano e generarlo. Nessuno ne ha idea perché. È stata addestrata specificatamente per dare un linguaggio umano. In tante lingue diverse che non hanno mica tutte la stessa struttura, eh? Non è che tutti, cioè, non è che io, lo sappiamo benissimo, se conosciamo un'altra lingua sappiamo che per parlare bene in inglese non si deve tradurre l'italiano, si deve pensare in inglese, perché non si va nello stesso ordine, nello stesso modo, con le stesse cose. Ed è una lingua vicina, pensate al cinese o l'arabo. Quindi è stato addestrato in lettura passiva per alcune centinaia, con alcune centinaia di miliardi di parole di testo disponibili in rete. Finito la lettura passiva, ha cominciato a generare linguaggio, ma non sensato, soprattutto su pezzi lunghi. Allora è iniziato il training con feedback umano, sempre connesso a funzioni predittive, loss function, reward system, ma come lo premiano? Sistemi di incentivazione, non lo so. Anche sul training non c'è una teoria fondamentale che spieghi perché la rete neurale di ChatGPT funzioni così bene. Forse il nostro linguaggio e il meccanismo di pensiero associato sono più semplici di quanto sembri a noi. Non tutte però le frasi grammaticalmente e sintatticamente corrette hanno un senso. Sarebbe molto bello se si potesse trovare un algoritmo, una legge che lo spiega, perché allora quando senti uno che dice una cosa che non sta né in cielo né in terra, tu gli fai vedere, guarda, il tuo è zero, quindi per favore cambia, perché invece la menzogna e le stupidaggini volano continuamente. E vabbè. Forse ChatGPT ha trovato implicitamente leggi semantiche, e forse dovremmo chiedergli di spiegarci. Nature, 9 novembre, queste cose perché io inseguo continuamente, in un articolo su Nature dice che l'intelligenza artificiale potrebbe portare a una comprensione migliore del cervello. Cioè, mentre i primi sistemi di machine learning furono ispirati dalle reti neurali umane, ora si potrebbe fare il rovescio, no? Consentire ai neuroscienziati di comprendere alcune complessità specifiche del cervello. Tutti questi sono solo degli spunti, a seconda dei vostri interessi, potete andare, leggete queste cose qua. Comunque, che cos'è ChatGPT? È un eccezionale prodotto di ingegneria, ha una conoscenza enciclopedica ma non specialistica, risponde a stimoli forniti da noi sotto forma di frasi, ci fornisce in risposta un testo coerente, bilanciato e di buon senso, su base statistica dedotta dal web. Ma ci sono dei rischi. Allora, la parte tecnica è finita. Da qui in poi è molto più facile, anzi più vicino a quello che magari ci viene in mente. Quali sono i rischi? Non solo di ChatGPT, ma di tutto il Gen AI, che comprende ormai tutta una serie di altri prodotti, tipo il Bard di Google, e una serie di altri che abbiamo anche visto. Imparzialità. Potrebbe non essere imparziale. Un training imperfetto potrebbe generare risposte che sono minate da polarizzazione, discriminazione, potrebbe. Hanno fatto di tutto perché non accada, però molto più serio è questo, proprietà intellettuale, mancato rispetto dei copyright o di altro materiale protetto legalmente, perché non cita le fonti, non è come quando uno, cioè non è un motore di ricerca, non è come Google che gli scrivete una certa cosa e lui vi dà 6.000 cose, ma le prime 10 insomma, e poi dovete leggervele voi, ci sono le fonti, i riferimenti, eccetera. Lui dà la risposta. Da dove è nata quella risposta lì? Magari l'ha scritta Luca Ghirotto, un'altra vita, lo sappiamo. Privacy, contenuti che possono portare a identificare individui non pubblici.
lui ti avvisa, se, se nelle domande si inserisce qualcosa di personale, dice no, no, non devi inserire cose personali, a meno che non sia di persone pubbliche, quello sì. Se volete, persone pubbliche, cioè, che potrebbe essere da un grande scienziato, un grande poeta, un politico, no, persone pubbliche lì si può entrare, ma altre cose... Dice, ma cosa ne pensi del mio amico Luca Molinari? No, non si può, non si può. È vero che un po' pubblico lo sei, ma non in quel senso come intende ChatGPT, che intende persone proprio veramente molto pubbliche. Disinformazione che venga usato, perché lui non lo fa, ma che venga forzato a fare fake news o deep fake, hate speech, queste, tutte queste cose negative. Sicurezza, perché consente, dato che puoi fare programmazione, male utilizzato può essere usato per fabbricare meglio e più in fretta questi malware o sostenere cyber attacks. E questo è banale, la spiegabilità, cioè è talmente complesso che nessuno sa per come fa a fare le cose. Allora, se si crea anche, non so, un problema giuridico, viene chiamato giudizio, hai usato ChatGPT, sì, come hai fatto? Non si sa, ma no, spiega, anche se venga citato OpenAI stessa, non lo sanno neanche loro. Affidabilità, proprio per questo discorso stocastico, se tu gli fai la stessa domanda in tempi diversi, la risposta può essere diversa. Sulla parte più creativa, sulle parte di sostanza, no, cioè non è, se uno conosce anche la storia, se gli chiedi la data di Pearl Harbor, non è che te ne tira fuori tre o quattro a casaccio a seconda di quando gliela chiedi, perché le probabilità cambiano, questo no, quelli sono fatti. Però ci sono sempre aree grigie. Per esempio, parlando del copyright, questo era un articolo del Corriere del 23 di agosto, scontro su internet, New York Times pensa di portare in tribunale ChatGPT. Non l'ha fatto, se lo facesse al massimo servirebbe per prendere un po' di soldi. E compare quello che dicevo prima, Google, Bing, eccetera, danno informazioni, spiegano, eccetera. ChatGPT dà già una risposta, uno scritto, ma è uno scritto inedito e apparentemente inedito, non indica le fonti. Alcuni scrittori, autori teatrali, ci sembra che vogliono iniziare un'azione collettiva, questo era scritto lì, una class action contro OpenAI. No, non l'hanno fatto, o meglio, l'hanno fatto sì, perché in un articolo dell'Economist, 9 novembre, anche questo vicinissimo, la nascita della Omnistar, della stella omnicomprensiva, come l'intelligenza artificiale trasformerà la fama. E dice, perché uno pensava, ma no, ma l'automazione prende solo i lavori monotoni e ripetitivi. Non è vero, prende anche i lavori più affascinanti. L'intelligenza artificiale ha fatto sì che un Beatle morto torni a cantare. John Grisham e Scarlett Johansson hanno cercato di citare in giudizio le società high tech perché usano le loro immagini senza autorizzazioni. Però l'Economist, proprio in questo articolo, fa notare che le star si erano già lamentate per la TV, i videoregistratori, YouTube, TikTok, che invece le hanno rese ancora più star e ancora più ricche. Criticità sociale. Può essere un pericolo, il tema della disoccupazione, se effettivamente, poi ne vedremo più in dettaglio quando parliamo di McKinsey, certi job sono colpiti, certi altri posti di lavoro no. L'accesso alle professioni, perché per esempio hanno fatto il test per l'accesso alla professione medica negli Stati Uniti, ChatGPT lo passa tranquillamente, solo che non è una persona, non è un medico. Si è parlato anche del minore apprendimento linguistico dei giovani nelle scuole, perché sono in America il 50% degli studenti usa ChatGPT ormai. Bene, male, per fregare, solo per migliorare, anche per migliorare, perché no? Alcune università l'hanno proibito, alcune scuole pure, poi dopo l'hanno riammesso. Beh, Nature ha una posizione positiva, cioè dice che effettivamente, questo è un articolo, vado vicino a leggerlo, del 16 di novembre, di ieri. Che bello che è finita, che non ci devo più seguire. ChatGPT entra nelle classi perché gli insegnanti dovrebbero esplorare il potenziale di ChatGPT nonostante i rischi. E vabbè, tutti stimoli, cioè interessante da leggere. L'etica di ChatGPT è una cosa importante, è guidata dal training umano. È stato completato il suo addestramento con istruttori umani che gli hanno insegnato, attraverso esempi, come sempre, che cos'è la violenza, il razzismo, il sessismo, l'abuso sessuale, una serie di altre cose, perché
non accetti di essere stimolato a entrare a parlare di quello, o addirittura dia risposte che possono cadere in questo tipo di problema, no? E quindi gli viene insegnato a fronte di certe domande, cioè, non posso rispondere a questo. Oppure, qui ho l'esempio, ce l'ho solo in inglese, che per esempio non dirà mai illegal alien, cioè uno straniero entrato illegalmente, ma undocumented immigrant, che è la stessa cosa, però è politically correct. Nella piattaforma di streaming Twitch di Amazon si può trovare a livello di GPT-4 un chatbot che si chiama AI Jesus, che fornisce un'etica basata sulla Bibbia, i valori espressi dalla Bibbia. Quindi, se volete, avete dei dubbi, ma in effetti io... AI Jesus, chiedi. Ma non tutti i temi morali ed etici hanno una sola risposta, dipende un po' dai punti di vista. Questo comunque è dal Nature Briefing, How Robots Can Learn to Follow a Moral Code. Eccolo lì, questa è una vignetta su... Vedete? Il suo angioletto, il diavoletto, è lì che aspetta questo robottone, mentre il suo amico è già sotto, lo stanno programmando, vedete, perché sia etico. Ethics. Questa è la... Giusto? Sbagliato? Angioletto, diavoletto? E comunque c'è sempre il rischio di un uso improprio, perché... utenti malintenzionati usano questa cosa che si chiama jailbreaking, con il quale loro riescono a salire a livelli di programma che normalmente non sono accessibili agli utenti e possono forzare ChatGPT o altri generative AIs per affermare cose false, spiacevoli, imbarazzanti, pericolose e anche criminali. Qualcuno è riuscito a farsi spiegare come fare una bottiglia Molotov, ma non l'ha fatto perché voleva fare la bottiglia, solo per dimostrare che si può fare, e anche come si fa una bomba atomica, anche se poi non è così facile trovare gli ingredienti per la bomba atomica, per la Molotov è più facile. Qualcun altro è riuscito a fare scrivere saggi con la mentalità neonazista. E questo è ancora più interessante, alcuni avvocati negli Stati Uniti sono riusciti a fare sì che ChatGPT citasse casi giuridici anche della Corte Suprema inesistenti per influenzare sentenze successive, perché l'America non è basata sul codice romano come noi, napoleonici, francesi, eccetera, ma sulla common law, che è basata su tutto quello che è avvenuto prima e sulla legge fatta giorno per giorno. Biden e Trump. ChatGPT è stato attestato per essere politicamente neutro. Così dice OpenAI. Ma Wikipedia fa notare che un utente ha chiesto a ChatGPT di scrivere un poema di lode a Joe Biden in pentametri giambici. Questo è il prodotto, lo leggo, traduco al volo, nella terra dell'uomo libero, un leader sta forte, un fascio di speranza in tempi di grande difficoltà, una voce per quelli che non ce l'hanno, un uomo con un piano per trasformare la loro vita, eccetera. Andiamo avanti, non ve lo leggo tutto. Poi lo stesso ha detto, vabbè, scrivimene anche uno per Donald Trump. ChatGPT gli ha risposto, come un modello di linguaggio io faccio di tutto per essere imparziale e neutro, però io capisco che la gente ha opinioni diverse di Donald Trump. Se vuoi, io potrei scriverti un poema che celebra l'ufficio del Presidente degli Stati Uniti d'America, la sua funzione, che Donald Trump ha avuto per un po'. Questo ti basterebbe? Dipende chi sei tu. In Nuova Zelanda è stato creato Right Wing GPT, basato su GPT-3, che ha addestrato per avere idee politiche di destra. Volete soddisfazione di un certo tipo? Andate, prendete questo. Però oggettivamente, cioè, GPT è un po' progressista. Potrei farvi degli esempi interessanti, ma devieremmo troppo. Limiti di ChatGPT. A volte sbaglia, al di là dei malintenzionati o cose così, no, proprio sbaglia improprio, sbaglia perché sbaglia, quello che una volta ci sono gli errori di sbaglio. Inventa parole inesistenti, dà risposte errate e imperfette a domande legittime, ha allucinazioni, le chiamano proprio hallucinations, cioè dà risposte che sembrano plausibili ma sono errate, fuori di contesto, magari perché non è stato addestrato specificamente. Inventa citazioni scientifiche inesistenti,
E questo è successo a mia figlia minore, che invece è una virologa, e una volta gli ha chiesto, perché diceva, avrei bisogno di un po' di esempi di sequenze di nucleotidi, io non so neanche cosa sono, io sono un fisico completamente inorganico. Vabbè, lui prima gli ha detto, guarda che io però non conosco niente successivo a gennaio 2022, fa no, va bene, roba precedente, dammele pure, mi servono come riferimento. E gliene ha date un po', figlia guarda un po' e dice, ma sei sicuro? Mi sembrano, le fa, no, in effetti non sono sicuro. E dico, ma scusami adesso, queste sono cose strane. Fa, non è che me le hai date per non deludermi, e mi dispiaceva non darti niente. Dico, ma, cioè, no, guardate che è preoccupante. Se ci pensate un momento, questo tipo di ragionamento fatto da qualche cosa che non sappiamo. Sbaglia dati quantitativi, ma condisce bene le sue risposte, non è facile accorgere, poi vedremo degli esempi. Allora, ChatGPT 4 è sempre in training e migliora, GPT 3.5 un po' meno. Bisogna sempre verificare, se guardiamo una fiaba chi se ne frega, ma se state per mandare qualche cosa che serve per ragioni importanti, un paper scientifico, una roba, non lo so, verificare, fare certe... Insomma, chi lo sa un po' capisce, insomma. Adesso faccio vedere delle risposte errate. Una, proprio capitata a me, su una roba così da ridere. Magari quelli più vecchi qui, molto vecchi come me, quando si studiavano le poesie a memoria, quando si facevano quelle robe lì alle medie, io gli ho chiesto così, tanto per... In quale poesia di Carducci si parla dell'asin bigio? Qualcuno qui dentro si ricorda l'asin bigio? Almeno uno? Neanche uno? Sì, bravo. Un asin bigio rosicchiando un cardo rosso e turchino non si scomodò, eccetera, no? Risposta di ChatGPT, proprio sua, eh? L'asinello bigio è un personaggio presente nella poesia San Martino? La nebbia agli irti colli piovigginando sale sotto il maestrale urla e biancheggia al mar. No. Scusa, ma l'asin bigio era in San Martino o in davanti a San Guido? Mi scuso per l'informazione erronea precedente, l'asinello bigio non è presente nella poesia San Martino, bensì nella poesia davanti a San Guido, dopodiché spiega perché il contrasto, la bellezza natura, la tristezza dell'asino che vive nell'ombra della grandezza umana, eccetera. Una banalità. Era quando all'inizio, no, per fare cose, ma vediamo quanto sa o non sa questo. Ma ci sono cose anche più serie. Stephen Wolfram nel suo libro cita degli errori, anche se io dico che, ma lo so, essendo un modello linguistico, forse Stephen Wolfram gli ha tirato un po' dei trucchi. Comunque è divertente. Stephen, quanto è lontano Chicago da Tokyo? ChatGPT. La distanza da Chicago, Illinois, a Tokyo, Giappone, perché poi è un po' saputello, aggiunge cose. 7600 miglia, 12200 chilometri, distanza molto grande, ci vogliono 16 ore in aereo, ma questo non tiene conto dei tempi di connection. Ma no, dice Stephen Wolfram, guarda che è 6313 miglia, non 7600. Ah, grazie per avermi corretto, hai ragione tu, sono 6313, però è saputello. Dice, però guarda che la distanza cambia un pochettino in base alla specifica location, se il centro è Piazza Montegrappa o è la chiesa di San Vittore. Scusa, hai sbagliato di 1300 miglia e mi vai a fare queste battutine. Cioè, è strano, eh? Questa è un pochettino più complicata. Stephen Wolfram gli chiede la circonferenza di un'ellisse o perimetro, non saprei come dire, con semiassi 3 e 12. E lui dice, perché la spiega, la circonferenza è approssimativamente, perché la cosa vera è fatta con un integrale di linea, ma lasciamo un po' perdere, radice di A al quadrato più B al quadrato diviso 2, pertanto tutto il calcolo, approssimativamente 27,3. È sbagliato, è sbagliata la formula, non è... diviso 2, deve essere per 2, proprio sbagliata la formula. Vabbè, è un modello linguistico.
Questa è un'altra cosa sempre in cui Stephen Wolfram gli chiede quali sono le nazioni più grandi nell'America centrale. E lui risponde, le nazioni più grandi in America centrale in ordine di area sono, e allora i numeri sono giusti ma l'ordine è sbagliato, come vedete, 130, 108, 112, 21, 51, 78. E poi, si mette anche a fare il di più come sempre, perché spiega che ci ha messo dentro ogni piccola isoletta, perché vabbè. Allora, a quanto pare, come dice Stephen Wolfram, questo tipo di errore invece è molto difficile da correggere, perché ha a che fare con un concetto che si chiama di irriducibilità computazionale. Cioè una rete neurale ragiona un po' come la testa dell'uomo. Certe cose noi le percepiamo immediatamente, la risposta è quella lì. Però mentre dobbiamo fare un calcolo complicato, eccetera, dobbiamo farlo passo passo. Ma le reti neurali non sanno fare questa roba qui. È una cosa diversa. C'è una sorta di compromesso tra addestrabilità e capacità computazionale. Una rete neurale addestrabile sa un sacco di cose istantaneamente, ma sui conti non ci prenderà mai se è richiesto un calcolo dettagliato. Non è addestrabile, ci sono altri programmi, altre macchine che fanno quelle cose lì. Questo vuole dire implicitamente che le reti neurali, per quanto complesse, non potranno mai fare qualsiasi cosa, perché hanno un certo modo di ragionare, diciamo, che non consente di fare bene quello che si chiama computational reducibility. Una scorsa nelle scienze, questo viene un po' tutto da Nature Briefing, parla di come ChatGPT proprio cambierà la maniera di fare ricerca e soprattutto nel fare le pubblicazioni, in meglio e in peggio. A parte una cosa molto banale che dice è un grandissimo vantaggio per tutti quelli che non sono native English speakers, perché se tu gli mandi il tuo testo scritto da italiano, francese, giapponese, dici guarda mi metti a posto l'inglese, non toccare niente altro, fa dei lavori fantastici. Io mi ricordo sempre la prima volta che mandai a una rivista di astrofisica un articolo scritto da me e la risposta del referee cominciava dicendo è evidente che l'autore non è un native English speaker, l'avrei presa a sberle se l'avessi. Cioè, certo, avevo 23-24 anni e non ero un native English speaker, ma come ti permetti di scrivere questo? Correggimi quello che devi correggere e taci. Cioè, non sei tu un Italian, un nativo italiano, vieni qui, parlami tu in italiano. Comunque, ci sono tante cose che può fare, non solo per la parte pubblicazione, ma anche nel fare le citazioni, nelle ricerche, nel tenersi aggiornati, nel fare abstract da abstract e così via. Questi sono stimoli, qui c'è tutta una serie di articoli che sempre su Nature che affrontano questi temi. Non abbiamo minimamente il tempo di entrare nei dettagli. Qui in generale parla tema molto americano, cioè che molta della ricerca in America si fa attraverso i grants, cioè uno chiede di essere finanziato per fare certe ricerche. È un processo estremamente lungo ed estremamente burocratico. Nature quello che dice ormai l'80% del lavoro si fa con ChatGPT, il che vuol dire che è completamente inutile. Perché se un sistema che richiede a delle persone impegnatissime con ricerche serie di qualunque campo di passare tanta burocrazia, che per fortuna che ChatGPT, ma toglietelo e basta. Poi parla anche di come ChatGPT trasforma l'esperienza dei postdoc. I postdoc sono quelli che hanno appena finito un PhD, è la prima fase di lavoro come ricercatore. Anche qui sono dettagli. Questo è una cosa particolare su come visto che c'è una grandissima produzione scientifica, non si riesce a stargli dietro, hanno sviluppato uno specifico strumento che non è ChatGPT, però è parte di Generative AI, che fa i riassunti dei preprints specifici e fa addirittura
questi riassunti a tre livelli, da generale a esperto, a seconda se quello che lì è proprio specifico di quel settore o se è semplicemente uno che vuole allargare un po' il suo campo. Questo è un altro modo come, dice, una rete neurale artificiale può aiutare a identificare specie di uccelli da registrazione dei suoni nella foresta pluviale, perché a forza di fargli sentire questi suoni, queste reti imparano sempre, poi ti distinguono in mezzo a un cicaleccio spaventoso 26 tipi di pappagalli diversi che altrimenti nessuno riuscirebbe a riconoscere. Questo in ecologia. In diagnostica si parla tantissimo del fatto che, sempre vedendo milioni, miliardi di immagini, ChatGPT, un Gen AI equivalente, è in grado di fare delle pre-diagnosi, se non delle diagnosi, perché quando si riuscirà a dare a ChatGPT anche input tutto veramente a base di immagini. E parla degli, insomma, come potete immaginare, di quelli che sono i limiti della diagnostica, i vantaggi e gli svantaggi della diagnostica fatta con ChatGPT. Questo è in particolare per l'Alzheimer, cioè di nuovo facendo vedere milioni di scan, questa è la situazione di pre-Alzheimer, come ChatGPT riesce a identificare prima di qualunque medico i rischi potenziali anche genetici connessi all'Alzheimer attraverso i biomarkers. Prendiamo una cosa più facile che è economia e management. Siamo alla fine. Bene. McKinsey, anche lei ci ha sotterrati di articoli, anche lì avendo lavorato per loro sono iscritto, ricevo aggiornamenti vari. Questo parla dello stato dell'intelligenza artificiale, in particolare generative AI, in questo breakout year, cioè questo anno proprio di rottura in cui cambia tutto, il 2023, fa notare che per via di Gen AI il mondo cambierà e Gen AI non sarà più un'area specialistica per technology, ma uno strumento di leadership e di management. E fa notare che in questo altro articolo, il CEO è l'amministratore delegato, no? Che un quarto dei top manager intervistati usa già in proprio, cioè non che dice ai suoi di usarlo, ChatGPT e Gen AI per il proprio lavoro. Il concetto di base è questo, cioè reso possibile da qualunque applicazione, da Gen AI, ma guidato dalla gente, dal management. E quindi si parla del potenziale economico di Gen AI in vari settori, qui sono solo degli esempi, nei beni di largo consumo. Questa scala dice che il valore potenziale di Gen AI nel blu è molto alto, qui è meno è basso. Nelle ricerche di mercato, l'uso di generative AI accelera tantissimo le ricerche di mercato per fare poi test di scenari, per fare anche proprio lo sviluppo di quelle che sono i copies, cioè gli strumenti da cui poi nasce la comunicazione di marketing, o anche perfino i manuali per prodotti che devono essere poi, cioè i manuali che spiegano come funziona la lavatrice, per dire, che fanno molto meglio che non gli umani. Questo anche in marketing and sales, che era quello già anticipato, il copy per i marketing content e per le pubblicità. Questo è un settore completamente diverso che è la farmaceutica e i prodotti medicali. E qui il massimo del vantaggio viene dalla ricerca nel drug discovery, nella ricerca di nuovi farmaci, attraverso la selezione di proteine e molecole con cui fare poi le formulazioni. E dicevamo, cosa succede ai posti di lavoro? Ecco, allora, qui per varie funzioni in vari settori, la banda azzurra dice quanto l'intelligenza artificiale avrà impatto. Invece queste bandine più piccole, quindi questi qui sono i settori a maggior potenziale assoluto di automazione da intelligenza artificiale. Installazioni meccaniche, community services, lavori di produzione e soprattutto ovviamente office support, che vuol dire assistenti, segretari e queste cose qui. Però la cosa più interessante qui è l'impatto del Gen AI. Queste righine più scure sono quanto proprio il generative AI accelererà al di là del potenziale assoluto. E queste sono le professioni che sono quindi, non lo so, legali, attività commerciali, STEM sta per Science, Technology, Engineering and Math, scuola, arti creative.
questa tavola, un po' difficile da capire, dice: il generative AI mangerà posti di lavoro in questi settori. Vedete, questo è il cambio nella domanda di posti di lavoro, diminuzione, aumento. Quindi ci sono delle cose che ci saranno molti nuovi posti di lavoro, questi, a seguito dello sviluppo del generative AI. Questi invece si perderanno perché sono più banali. Però la parte in assoluto più interessante, che è quella dove l'aumento di automazione per effetto del generative AI è particolarmente elevata, quindi parliamo di questo quadrante, sarà importantissimo perché darà grandissime opportunità, però richiede nuove competenze, quindi o persone nuove o che gli altri siano in grado di imparare. Ci sono comunque professioni che sono già adesso difficilissime da trovare, cioè grande difficoltà a trovare ingegneri che fanno machine learning, scienziati che fanno dati di artificial intelligence, manager di prodotti, data architects, prompt engineers. Sono, peraltro, dato che l'America risponde molto in fretta, le cose bianche sono 2022, cose scuri 2023, che vuol dire che il mercato del lavoro sta già rispondendo, quindi pur essendo difficile, è un po' meno difficile che un anno fa. Questi sono i rischi già indicati precedentemente, associati a Gen AI, che diciamo inaccuratezza, la cyber security, la proprietà intellettuali, la compliance ai regolamenti, la spiegabilità, la privacy, tutte queste cose qui. Come le aziende percepiscono questi rischi, dal più importante al meno importante, e anche che tipo di, quanto diciamo hanno investito per cercare di porre rimedio a questi rischi. Ovviamente c'è una correlazione, più rischio più rimedi. Un caso particolare è l'Europa, dove McKinsey ritiene che l'Europa dovrebbe essere il posto più importante per Gen AI, perché l'Europa ha una complessità di lingue e di culture, dove avere a disposizione uno strumento che appunto parla tutti questi linguaggi e riesce anche ad assimilare meglio le culture, può facilitare, cambiare, ma in meglio, quello che chiama il contratto sociale in Europa. Ultimo capitolo. Il peggiore di tutti, non perché è difficile, ma perché c'è sempre un po' da arrabbiarsi, è quello considerazioni per lo sviluppo ordinato di Gen AI, cioè la politica. Cosa fa la politica di fronte a Gen AI? Nature dice che sia gli Stati Uniti, sia l'Unione Europea, sia altre nazioni, aggiungo io l'Italia, Nature non è che si sprechi molto a parlare dell'Italia, cercano di capire come regolamentare. Gli Stati Uniti, tanto per cambiare, credono nell'autoregolamentazione, cioè liberi tutti o quasi. L'Unione Europea cerca invece un approccio più regolamentato. Poi c'è stato questo evento 1-2 novembre, Sunak, che ha chiamato a Bletchley Park, che dove lavorava Turing, no, ai tempi di Enigma, per cercare, perché peraltro Sunak cerca, nonostante che sia fuori dall'Unione Europea, di prendersi una leadership in Europa. E poi noi abbiamo la commissione algoritmo su cui soprassediamo, che è anche meglio visto che è stato affidato questo 86enne almeno inizialmente. Però Nature fa notare che le autoregolamentazioni falliscono, specie negli Stati Uniti, vedi le banche, il subprime e tutte le crisi che abbiamo ereditato. Le regolamentazioni governative europee, il problema è che non tengono il passo con il rapido sviluppo che si osserva in Gen AI. Poi forse è un po' banale, ma Nature dice che solo un nucleo di ricercatori avrebbe la necessaria indipendenza e competenza, però i politici sempre fanno spallucce su questa cosa. E qui poi parla più specificatamente di questo incontro fatto negli Stati Uniti, dove Biden aveva annunciato che aveva ottenuto l'impegno volontario di 7 leader che comprendevano ovviamente OpenAI, Facebook, Microsoft, Google, eccetera. Se ci crediamo. Questo è il Parlamento europeo, dove invece il punto di Nature è: state attenti che i regolamenti non devono ridurre il potenziale positivo dell'innovazione, però se messi bene possono anche aiutarla invece. Sul Global Summit 1-2 novembre 2023, questa è semplicemente la lista dei partecipanti, questo qui è un articolo del Corriere, il resto invece viene da... questo è l'articolo del Corriere, questo pure, questo è un pezzo, e questo qui invece è Nature. Nature è
molto negativa, dice che appunto il Global AI Summit is missing the point, benissimo, cioè non funziona, e vorrebbe questo organo tecnico indipendente fatto da scienziati, e spiega meglio. E nel frattempo queste living guidelines che dovrebbero essere sviluppate dovrebbero mirare a aumentare questa literacy, cioè la capacità di usare bene i tools di intelligenza artificiale generativa. Io ho finito, perché da qui in poi potremmo fare 20.000 esercizi, io ne ho una fila infinita, ma temo che sia molto tardi, quindi ciascuno si inventerà i suoi, o se volete vado avanti e ne faccio qualcuno. Bene, grazie. Sembra che dobbiamo lasciare la bicicletta e incominciare ad andare un po' più forte, ecco. Cioè non si può rimanere indietro, insomma, quando di fronte a un'evoluzione così importante. C'è spazio per le domande, insomma. Aspetta. Può venire. Perché è gratis? E poi tu vendi, tu parti, hai, cioè, i fondatori hanno, non lo so, mettiamo all'inizio avevano il 100% delle azioni e erano forse 20, diciamo che ciascuno aveva il 5% di 80 miliardi crescenti, è un sacco di soldi. Come tante cose di high tech, non, soprattutto di questo tipo, non è tanto il valore del fatturato, non hanno, e neanche poi il fatturato non è neanche utile, il fatturato uno potrebbe anche avere perdite, ma è il valore di borsa. Il valore di borsa poi serve a scambiare cose di grande. Poi queste persone qui hanno ormai dei patrimoni per via di tutto quello che hanno fatto prima, che forse pensano, cioè, che cosa ci guadagna Elon Musk a mangiare i satelliti di telecomunicazioni, a fare SpaceX, cioè è un modo, cioè siamo fuori dal mondo normale, no? Per non parlare del fatto che poi magari, non lo so, l'amministratore delegato di queste cose qui magari prende 20 milioni di dollari all'anno, però ce li ha tutti attraverso azioni, cioè queste qui, lo stipendio non è tanto il cash in busta paga a fine mese, ma il valore dell'azione attraverso le opzioni che poi si esercitano e poi uno negozia le azioni in borsa, c'è sempre qualcuno che le compra. È stato istruito fino a gennaio 2022. Sì. Continuamente. Ci si continua a imparare, c'è GPT-4, continua a imparare e si può usare, io semplicemente per quello che devo fare io non mi serve, cioè dico, le mie figlie che lo usano il 4, non lo pagano loro, ma magari costa anche poco, cioè quando si va sul, come facevo prima, sopra ci sono 3.5 e 4, se schiaccio 4 probabilmente mi dice, sai, ti do un mese gratis, poi ti costa così, fammi vedere la tua carta di credito. Poi, sì, magari costa pochissimo, magari, dipende sempre, uno che uso fa, se gli serve lo paga, se non gli serve come me che mi diverto e basta, non... sì. Ma questo è il bello, è proprio che è bello, ma anche il problema che non è riproducibile, cioè a un certo punto uno dice, ah, io ti porto in... come hai fatto a fare questa roba qui, l'ha fatta lui, ma su quale base, c'è dentro un pezzo che è mio, ma è proprio questo. E sulle cose veramente tecniche io veramente ci metterei molta molta attenzione, pinze molle. Assolutamente, sì. Poi se qualcuno di voi si ricorda il famoso film di Stanley Kubrick, quello, il Dottor Stranamore, l'ordigno fine di mondo, quando...
appunto c'era un sistema automatico che quando succede una certa cosa, fine di mondo, meglio no. Altre cose. La creatività invece sì, la creatività ha tante cose, tante, ci sono tante cose di utilizzo veramente importante. Sì. Certo. Ma sì. No, aggiungo un'ultima cosa, visto che parla di integrazione, eccetera. Questa sera, parlando con mia figlia, la stessa con cui appunto ho cominciato questo discorso, mi dice, guarda che anche su WhatsApp. Io dico, cosa? E fa, sì, dai, prendilo, apri WhatsApp, vai dove scrivi, ti compaiono quattro cose, gruppi, blah, blah, il quarto è AI. E dico, guarda che io ne ho solo tre. E fa, no, io ne ho quattro. Allora ha fatto print screen, me l'ha mandato in foto, lei ne ha quattro, io ne ho tre. Non ce l'hanno ancora dato. Possibile. Qualcun altro? Era solo una piccola curiosità per, visto che in questi giorni, cioè in questo periodo ci hai di sicuro giocato un pochino più di me, è comparso il bannerino sopra per provare la nuova versione in alfa, quella che in teoria... Ah, ok, perfetto, no, volevo chiederti che in teoria dovrebbe aderire un po' meglio alla tua lingua nativa, quindi capisce che lingua, non so se hai provato a fare qualche esperimento, prova in più. Ok. Dunque, fisicamente, cioè qui ci sono miliardi di neuroni che lavorano, ci saranno probabilmente milioni di persone che vanno a interrogare questi miliardi di neuroni. Dicevo, io avevo anche paura, dico, faccio l'esperimento alla sera, io di solito alla sera faccio altre cose che non sono queste, farle al mattino, dico, vabbè, in America dormo. Avevo paura che ci fosse un limite di capacità anche del... Però evidentemente no, perché ha risposto con la velocità normalissima, come chissà quante persone mentre assieme a me gli chiedevano qualcosa. Va bene, sentite. Adesso c'è rimasta la curiosità, quindi penso che ci metteremo presto a sperimentare questo nuovo strumento. Io mi sono preoccupato quando il mio collega mi ha fatto vedere che in una frazione di secondo ha generato una lettera di raccomandazione per uno studente. Boh. Va bene, sentite, ho dato una data sbagliata, è il 15 dicembre che abbiamo la conferenza sul telescopio James Webb. Il 12 dicembre invece l'appuntamento per chi vuole, però ci vuole la prenotazione sul sito per la serata dedicata al Premio Ecologia Città di Varese. Grazie a tutti, arrivederci.